Dopo 7 anni di viaggio e 4 miliardi di chilometri percorsi, la sonda New Horizon è la quinta ad attraversare lo spazio interplanetario così lontano dal Sole e la prima a dirigersi verso il sistema Plutone Caronte. Il 5 gennaio la sonda è stata risvegliata dal sonno elettronico per iniziare le numerose attività in programma. È stata lanciata il 2006. Ha ricevuto una spinta dal volo a gravità assistita intorno a Giove e raggiungerà Plutone a luglio del 2015. Viaggia a una velocità di circa 50.000 km all'ora. La New Horizon studierà il sistema di Plutone Caronte per quasi 7 mesi, a partire dai primi giorni del 2015, a un'altitudine di 12.500 km dalla superficie del pianeta. Quindi, probabilmente, se la missione continuerà, la sonda andrà incontro alla fascia di Kuiper. La New Horizon pesa 400 kg più 76 kg di idrazina, il carburante necessario per correggere la traiettoria di viaggio e assetto. Cosa troveremo sulla superficie di Plutone? Cosa ci riserva questa missione? In teoria, secondo alcuni scienziati, potremmo trovarci laghi e fiumi di azoto o neon liquido, almeno in alcune parti dell'anno. Plutone è stato scoperto nel 1930 e bisogna attendere il 1978 per scoprire il principale satellite naturale, Caronte. Il nome viene dal diavolo che nella Divina Commedia traghetta le anime dei morti attraverso il fiume Stige. Caronte possiede una massa pari al 22% di quella di Plutone. Distano solo 19.000 km l'uno dall'altro e misurano il primo 2.300 km di diametro, il secondo circa la metà. Cosicché il centro di gravità attorno al quale i due corpi orbitano si trova fuori del corpo del maggiore, il che permette di considerarli come un pianeta binario piuttosto che come due corpi distinti. Il periodo di rotazione di Plutone è uguale al periodo di rivoluzione di Caronte, e ciò significa che l'uno mostra all'altro sempre la stessa faccia e viceversa. Nel 2005 poi furono scoperti due piccoli satelliti di Plutone, Nix e Hydra, mentre altri due, Kerberos e Styx, furono scoperti rispettivamente nel 2011 e nel 2012 dal telescopio spaziale Hubble. Nel 2005, in seguito alla ridefinizione del concetto di pianeta, Plutone è stato declassato da pianeta a pianeta nano, ma fu creata la famiglia dei Plutini, cioè un gruppo di pianeti nani accomunati dal fatto di avere Plutone come modello di riferimento per molte caratteristiche morfologiche e orbitali. La sonda, quindi, dopo aver visitato Plutone e forse alcuni corpi della cintura di Kuiper, si sposterà al di fuori del nostro sistema solare. Si unirà quindi ad altre 4 mitiche sonde, il Voyager 1, il Voyager 2, il Pioneer 10 e il Pioneer 11. Questa è una missione straordinaria, davvero al limite della fantascienza. Cosa riusciremo a vedere sulla superficie di Plutone è ancora un mistero, ma presto verrà svelato. E avremo ancora tante sorprese. Vi ringrazio e vi rimando alla prossima.